Buongiorno e buon caffè latte a tutti, buon inizio settimana, lunedì 8 maggio, tra pochissimo insieme alla dottoressa Giuliana Galati, ricercatrice presso la Facoltà di Fisica dell'Università di Bari, fa parte del direttivo del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che detta così sembra molto particolare, ma è il più famoso CICAP, autrice e speaker per il podcast Scientificast, penso si dica in inglese, ma lo chiederemo fra pochissimo a lei, è tra i giovani divulgatori del programma Super Quark Plus, ci racconterà tante esperienze e parleremo con lei non solo di fisica naturalmente, ma anche di tutto quello che ci circonda. Saluto Davide Suriano, buongiorno Davide. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Francesco, anche gli amici da casa, buon caffè e latte. Francesco, è successo di tutto dall'ultima puntata ad oggi, lo sai? Sì? Ma me ne rendo conto, sarà una rassegna stampa abbastanza difficile, tra virgolette, perché gli argomenti sono tantissimi. Proveremo a sintetizzarli tutti tra un po'. Naturalmente, le prossime due settimane la parola del giorno la faremo con un nuovo liceo, il liceo Girolamo Comi di Tricase. Tra poco ascolteremo le parole dei ragazzi, poi parleremo di torte nella rubrica Fornelli d'autore con il pastry chef Cosimo Maddalena, e so che avremo anche Stefania Di Michele, che ieri naturalmente era per le strade di Bari per una festa importantissima. Iniziamo subito al manacco del giorno, vediamo insieme. Iniziamo questo lunedì, come ha detto Davide pochissimo fa, pienissimo di argomenti, si sono accumulati in questo weekend davvero tanti, fra attualità, cronaca, gossip anche, e naturalmente sappiamo benissimo quelli che sono stati gli eventi clou dell'ultimo weekend, ma tanti sono anche gli argomenti da affrontare con la nostra ospite in studio di quest'oggi. Do il benvenuto a Giuliana Galati. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sta? Esagerato. Sempre. Bene, grazie. Bacio a mano alle donne sempre. Verrò tacciato di sessismo, che oramai non si può fare neanche il bacio, non lo so, devo chiederlo in TV, può essere che qualcuno dica no, però lo devi fare anche agli uomini, però... Mi basta essere chiamata dottoressa. Va benissimo, okay, ci diamo del tu in trasmissione, Giuliana, sono contento. Allora, Giuliana Galati, laureata in fisica nucleare, subnucleare, astroparticelle presso l'Università degli Studi di Bari. Poi hai studiato anche all'Università di Napoli, dove hai preso il dottorato. Attualmente ricercatrice presso la Facoltà di Fisica a Bari. Questo è un po', se vogliamo, abbiamo riassunto quello che fai adesso. Però dopo il classico tuffo nel vuoto verso la facoltà, cioè dopo il classico alle superiori, ti sei buttata nel vuoto e hai fatto un tuffo verso fisica, che non è una facoltà che uno sceglie così a cuor leggero, o mi sbaglio? No, è vero, e tra l'altro non sono una di quelle persone che dicono da quando ero piccola avevo sempre sognato di studiare fisica, mi interessava. Non è vero nulla. No, assolutamente, io credo di aver scelto pochi mesi prima di dover veramente decidere che facoltà fare, probabilmente intorno al momento della maturità proprio, perché non avevo idea di cosa mi sarebbe piaciuto. E poi a un certo punto mi sono proprio interessata ad alcuni argomenti specifici,
preparando la tesina della maturità, e quindi avevo iniziato a vedere tipo i paradossi di Einstein, quelli sui viaggi nel tempo. Allora, due gemelli, uno parte con lo shuttle, va a fare questo giro alla velocità della luce, l'altro rimane sulla Terra, torna, non hanno più la stessa età. Tutte queste cose erano tipo wow, ma queste sono vere, nel senso che è scienza, ma sembra tanto magia. E sono rimasta affascinata, ho detto ok, proviamo a capire che cosa si fa in fisica. La cosa assurda è che ogni volta che chiedevo a una persona laureata in fisica, dalla mia professoressa ai professori dell'università che ero andata a incontrare, tutti mi dicevano: no, ma la fisica dell'università è completamente diversa da quella del liceo. Sì, ma in cosa? Cioè, fatemi capire. Ma non te lo spiegavano. No, e quindi ho detto vabbè, mi iscrivo così almeno così capisco da sola e mi risolvo. C'era una sliding doors, c'era un'altra scelta oltre fisica, vai a vedere lettere, che è completamente agli antipodi. No, ero assolutamente senza altre possibilità. Un po' avevo visto chimica, però non mi piaceva troppo sporcarmi le mani, insomma. Non avevo tante scelte, però devo dire di aver avuto molti dubbi all'inizio, perché non è stato facile ingranare nei meccanismi di studio, in materie comunque molto diverse da quelle che avevo visto al liceo. Quindi il primo periodo... Classico, tra l'altro. Sì, dal liceo classico... Da totalmente altro, dall'umanismo, e invece sì, ti sei spostata verso la scienza. Però c'è un tratto, cioè già quando eri piccola, ma proprio parlo di piccola piccola, andavi a scuola elementare, mi sono andato un po' a informare, guardavi di nascosto le videocassette di tuo padre di James Randi, e quindi comunque c'era un che di curiosità sotto quell'aspetto, se vogliamo. Sì, per chi non lo conoscesse, James Randi era un illusionista americano e aveva, diciamo, gran parte della sua vita era dedicata a smascherare i ciarlatani. Ci sono molte persone che prendono in giro il prossimo dicendo magari di avere poteri paranormali, e spesso usano dei trucchi da prestigiatore. Quindi lui, essendo un prestigiatore, aveva gioco facile nel riuscire a smascherare molti di questi. E a me tutta quella parte piaceva tantissimo, perché si vede come funzionano delle cose che ti sembrano inspiegabili, che sembrano andare contro le leggi della fisica. Uno che solleva un tavolo, tu dici wow, e poi scopri invece che c'è un trucco. Così in tanti altri aspetti, dalla telepatia per esempio, o curare senza aprire il corpo umano, o togliere un tumore senza usare il bisturi, ma magari si potesse fare. E quindi ero molto interessata a vedere come invece facessero questi ciarlatani e a scoprire dove era il trucco. Poi naturalmente te la sei portata avanti, perché uno dei libri che ti piacevano alle medie era Il Grande Houdini, e ti sei appassionata, se vogliamo, proprio agli investigatori dell'occulto, no? Sì, ho scoperto che c'era un'associazione che è chiamata CICAP, grazie anche al fatto che mio padre già ne faceva parte, e quindi ho iniziato a scrivere ai membri di questa associazione, agli autori dei libri che trovavo nella libreria di mio padre. Cos'è il CICAP? Spieghiamolo bene anche agli amici a casa. Allora, è un'associazione che è stata fondata da Piero Angela e da altri scienziati. Ora, adesso siamo abituati a vedere un po' meno, ma ancora è presente sui media, la presenza di persone che dicono di avere poteri paranormali, oppure anche, che ne so, complotti, pseudoscienze. E prima tutto questo veniva passato in televisione o sui media in modo completamente critico, quindi vedevi ipnotizzatori, vedevi persone che dicevano di poter piegare i cucchiaini durante una trasmissione televisiva. E questo comitato nasceva proprio per andare a dire ok, loro dicono di farlo e sembra che lo facciano, ma è vero? Lo fanno grazie a dei poteri paranormali o c'è un trucco? Allora ti blocco, perché c'è un video carino anche che mi hai mandato tu e voglio far vedere, dove sei tu che cammini sui carboni ardenti, sì, praticamente. Vediamo se la regia ce lo manda mentre chiacchieriamo. Si può camminare sui carboni ardenti, perché abbiamo visto Giugas Casella farlo, tantissimi illusionisti, chiamiamoli così. Ma in realtà qui non c'è neanche un trucco dell'illusionista, ci vuole solo un po' di fiducia nella scienza, che sembra esattamente l'opposto di quello che poi viene propinato. Eccoti qua, ecco, sei tu in fondo alla brace accesa, come la chiamano a Bari.
Sì, questo è stato organizzato durante un corso per indagatori di misteri del CICAP, che io coordino, e l'idea è proprio quello di fornire una serie di strumenti per chi vuole intraprendere questo percorso di indagatore del mistero. Cioè, voi vedete il video di, facciamo l'esempio, Giù Cascasella, perché l'ha fatto, e dite, com'è possibile che lo faccia? Voi siete scienziati, vi mettete lì e capite come lo fa. Sì, allora, la brace ha una temperatura molto alta, anche 800 gradi, e noi sappiamo che 800 gradi ci ustiorano, certo. Non è una cosa. Però in realtà quello che sfugge al senso comune è che non sono i gradi a dirci se ci ustioneremo o meno. Prendete il forno. Se noi tocchiamo la griglia del forno quando il forno è acceso e quindi diciamo a 200 gradi, ci ustioniamo subito. Ma se mettiamo la mano nel forno e quindi tocchiamo solo l'aria, anche l'aria è a 200 gradi. Però se non la lasciamo un'ora, non ci ustioniamo. E la stessa cosa è con la brace. La brace in realtà non è un buon conduttore di calore. Quindi se noi camminiamo facendo pochi passi, il nostro piede appoggia per pochissimo ogni parte, diciamo, sulla brace, e quindi siamo in grado di fare qualche passo senza ustionarci. È lo stesso ragionamento della sabbia cocente l'estate. Cioè, la sensazione è molto simile. Ci arriviamo al mare, però naturalmente usi un po' il bordo del piede, un po' l'interno, un po' l'alluce, cioè un po' il tallone, riesci più o meno ad arrivare. Sì, sì, è molto simile come sensazione, forse un pochino più caldo, però ci sono anche una serie di accortezze. Tipo si fa d'inverno, di sera, intorno c'è un prato, quindi si cammina a piedi nudi sul prato, che di solito è anche un po' umido la sera, quindi la temperatura del piede diminuisce e agevola anche la camminata. Quindi ci sono una serie di piccole accortezze per cui si può fare in una situazione di abbastanza sicurezza. Davide, possiamo stupire i nostri amici alla prossima bracciata, hai visto? Facciamolo, vai tu avanti. Va bene, mi piace, possiamo scommettere, facciamo così, e prendere qualche soldino a qualche amico. Tu solitamente di quali temi ti occupi maggiormente in facoltà? Neutrini, materia oscura, fisica medica? Allora, ho iniziato dai neutrini, che sono stati l'oggetto del mio dottorato e di tanti anni di ricerca. E adesso quello che sto facendo è usare gli strumenti che noi abbiamo sviluppato per studiare i neutrini in un ambito completamente diverso, che è quello della fisica medica. E qui andiamo a studiare come, diciamo, migliorare, comunque aiutare ad avere maggior precisione alcuni tipi di terapie che si usano per curare tumori molto particolari, che sono tumori in profondità, per esempio all'interno del cervello. Ci sono terapie come quelle con i raggi X e ci sono terapie chiamate adroterapie, che usano sempre particelle che studiamo in fisica, gli adroni, e possono arrivare più in profondità facendo meno danni lungo il loro tragitto. Chiarissimo. Spero. No, è chiarissimo, assolutamente. Ci sono ancora una serie di dati da affinare, quindi noi lavoriamo per cercare di dare questi dati al mondo della comunità dei fisici medici. Diciamo quindi a chi fa le terapie. Diciamo che entrare con un bisturi all'interno del cervello senza fare danni alle cose che stanno passando per arrivare al punto in cui c'è un tumore, giusto? Sì, esattamente. In maniera immaginaria, perché il bisturi è fisico, voi invece naturalmente lo fate con un fascio di neutrini. Di particelle, no, di adroni. Di adroni. Ora, i neutrini purtroppo ci attraversano senza lasciare traccia, quindi molte persone quando... Detta così crea un'ansia nelle persone ansiose incredibile. No, invece non lasciano traccia, quindi non dovreste essere però ansiosi. Però tu immagina un ansioso, dice, sto male perché mi sento attraversato da un fascio di neutrini, una nuova ansia. I neutrini arrivano dallo spazio e ci attraversano in miliardi di miliardi ogni giorno, continuamente, ne produciamo anche noi, quindi proprio non devono spaventarci. Però non possiamo usarli per curarci, proprio perché ci attraversano. Quindi invece usiamo questi adroni, che sono particelle che a un certo punto interagiscono con quello che è il tessuto umano, ma anche tutti gli altri tessuti, e quindi possono provocare dei danni alle cellule tumorali, ma purtroppo anche a quelle sane. Per questo dobbiamo ben studiare come si comportano. Abbiamo parlato naturalmente del tuo percorso, però il tuo percorso di studi, i tuoi studi ti hanno portato a conoscere una persona conosciuta in tutta Italia e amata, stimata in tutta Italia, che... Piero Angela, e credo di conseguenza anche Alberto, o solo Piero? Sì, più Piero in realtà. Com'è andata? Che persona è? Fantastica, nel senso che io non ho mai conosciuto nessuno che avesse la sua umiltà, la sua grandezza, e credo che sia stata un po' la chiave per cui lui è riuscito ad arrivare veramente al cuore di tutti, di tutte le fasce d'età, di tutti i generi di persone.
e nel rapporto proprio con chiunque lui si metteva subito alla pari, diceva datemi del tu, scherzava, raccontava aneddoti, dava consigli, si ricordava ciò che gli raccontavi, che non è da tutti considerando il numero infinito di persone con cui aveva a che fare. Era veramente una persona straordinaria. Ma anche il fatto stesso di chiedergli di dargli del tu ti fa capire la grandezza di un personaggio. Non sta nel creare distacco personale, ma nel porsi umilmente anche a livello di tutti quanti. Ha lasciato una grandissima eredità al figlio, che è molto preparato, e vediamo che comunque le trasmissioni sue sono molto seguite. E hai detto bene, sicuramente era amato da grandi e piccini, e anche i giovani di 20-25 anni lo seguivano come un nonno esperto che raccontava naturalmente cose che poi sono interessanti per tutti quanti, perché da piccoli chiunque ha aperto l'Atlante, ha visto che sono le immagini plastificate all'interno del vocabolario, vuole sapere, ha sete di sapere, ha bisogno di qualcuno che lo guidi, anche perché adesso le informazioni sono tantissime, sì, le fake news sono tantissime, hai bisogno di un filtro, il filtro deve essere naturalmente una persona competente. Continuiamo a parlarne fra pochissimo, Giuliana. Chiedo invece al nostro esperto, la nostra guida giornalistica Davide, colui che filtra per noi le notizie, qualche anticipazione dalla rassegna? Le anticipazioni le daremo tra poco, nel senso che entreremo nel vivo come sempre con i quotidiani, le prime pagine, però volevo, Francesco, riavvolgere un po' il nastro rapidamente di ciò che è successo nei giorni scorsi. I nostri amici da casa già sanno tutto ovviamente, ma è giusto per fare anche una battuta al volo. Tante cose. Il Napoli ha vinto lo scudetto e questo, diciamo, è stato è subito dopo l'ultima puntata che abbiamo trascorso tutti insieme qui a Caffè Latte. Poi è finita l'emergenza Covid, sì, il 5 maggio, e l'incoronazione di Carlo III. Tre avvenimenti importantissimi. Cominciamo rapidamente con le immagini del Napoli. Questa è chiaramente la festa che arriva da Napoli con fuochi d'artificio, grande spettacolo durato tutta la notte a margine dell'appareggio di Udine. Ieri il pareggio, scusate, la vittoria al Maradona contro la Fiorentina, gol di Osimhen, e quindi poi una grande festa da Oscar con applausi, passerella per tutti, presidente incluso, una città in festa e anche turisti in festa per chi si è trovato di mezzo. E poi qualche giorno dopo un altro grande evento che abbiamo visto con i nostri occhi, naturalmente seguito l'incoronazione di Carlo III, anche qui una grande festa in Gran Bretagna, e una grande festa per il web, per i meme, tipo questo meme che ci ricorda alcuni dettagli non poco importanti: quando passi da precario indeterminato e festeggi il giusto. Il giusto, il giusto, una diciamo coroncina, così, niente male, direi. Io ieri la vedevo e dicevo basterebbe questa corona per stare tranquilli 8 vite forse, esatto, ma va bene così, esatto. E poi un pugliese anche che ha fermato il principe William, insomma, durante i festeggiamenti. Eccolo qua, turista ferma il principe William a Londra e lo invita in Puglia. Diciamo, il principe William poi ha detto anche, sapete, where is Puglia? Dov'è la Puglia? Ecco, speriamo di togliere questo dubbio al più presto. Ho sentito l'inglese era un po' precario nell'interlocutore, però credo si sia riuscito, come tutte le persone del sud, a farsi capire, a invitare William anche lui in Puglia. Noi ci fermiamo qualche secondo, restate con noi. Da 130 anni creiamo emozioni. Per noi di Divella, le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo, dal 1890, tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Perché dai tempi del nostro primo mulino, la nostra passione è rimasta quella di allora. Divella, passione mediterranea nel mondo. Snack!
La TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV, con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. ...7.51 del mattino, sempre con Caffellate, canale 18 di Telesveva in onda in Puglia e Basilicata in questo momento. E poi sempre, ve lo ripeto, ci potete seguire in live streaming su Facebook e su YouTube in compagnia della dottoressa Giuliana Galati. E che compagnia questa mattina, sono contentissimo di averti in studio. L'onore è mio. Di aver iniziato la settimana con te, oltre che con Davide, naturalmente, il mio amore a prima vista, facciamo così. Ti volevo fare una domanda, abbiamo parlato prima naturalmente di quelli che sono i tuoi interessi, ma è una domanda che amo fare sempre poi alle menti, alle persone che hanno deciso, anche se vogliamo, di rimanere qui in Italia. Come si fa ricerca a Bari, in particolare in Puglia, ma in Italia, quando ti interfacci anche con colleghi all'estero? Il livello qualitativo è alto? È altissimo, non vedo niente di cui dobbiamo, diciamo, vergognarci, ritenerci un po' inferiori rispetto a chi lavora all'estero, anche perché almeno nel mio campo di ricerca le collaborazioni sono ormai tutte internazionali, quindi io lavoro con i colleghi in Giappone, in altri stati europei, altre persone hanno magari collaborazioni con l'America e quindi si lavora tutti insieme, ognuno fa la sua parte. E poi nel campo della fisica delle particelle c'è per esempio il CERN a Ginevra, che è questo grandissimo laboratorio in cui tutti quanti andiamo e lì troviamo una serie di strumenti che ovviamente non potremmo fare nel giardino di casa. Tu ci sei stata? Sì, ma come quasi tutti i miei colleghi, diciamo, è una tappa quasi obbligatoria per chi lavora in determinati ambiti di ricerca ed è un ambiente multiculturale bellissimo in cui veramente al ristorante puoi trovare persone che vengono da qualsiasi parte del mondo. E la percentuale di donne, perché questa è una cosa che mi interessa sempre, in Italia e nel mondo, come siamo messi nell'ambito scientifico e della ricerca? Allora, siamo messi male, nel senso che abbiamo un problema che può essere visto come una forbice, nel senso che spesso si parla solo del fatto che le ragazze non scelgono le facoltà scientifiche. In realtà questo non è del tutto vero. Io infatti avevo tantissime compagne di corso, così come ora ho tantissime colleghe donne. Quello che manca sono le persone al vertice della carriera. Quindi quello che si vede è che si parte da percentuali simili di uomini e donne all'università, nella parte bassa, delle iscrizioni, chi frequenta, ma anche a livello della laurea, anche a livello del dottorato. Dopo il dottorato, quando si entra nel mondo lavorativo, le percentuali iniziano a cambiare, invertirsi, stranamente a cambiare, e quindi si ha proprio questa forma quasi di una forbice, no? Se si arriva al vertice massimo, che è il professore ordinario, sono improvvisamente quasi tutti uomini. E la cosa assurda è che non succede solo nelle facoltà scientifiche, ma succede anche, ovviamente con percentuali diverse, nelle facoltà umanistiche, dove si parte da quasi un 100% di donne e si arriva che comunque ai vertici della carriera stranamente, gli uomini sono più bravi a un certo punto. Un punto, diciamo, è quello di inversione, in cui succedono tante cose. Ci sono magari problemi con il conciliare la vita lavorativa e la vita privata, quindi è l'età magari in cui le donne decidono di mettere su famiglia, avere figli, ma ci sono anche tanti bias, quindi tante sovrastrutture concettuali che non sappiamo neanche di avere, per cui gli uomini vengono ritenuti più bravi oppure più affidabili e così via, e quindi nei concorsi a volte riescono a sbaragliare le donne.
sia per questi bias, diciamo, concettuali che non ci rendiamo conto di avere, sia perché magari hanno un curriculum apparentemente più forte perché si sono potuti dedicare alla ricerca di più. Io non credo sia questo, nel senso che non sia una questione di ricerca o di, anche come posso dire, detto giusto, il ruolo all'interno della società, la donna che naturalmente si deve in alcuni casi dedicare anche al parto, per esempio, e perde alcuni mesi. Ma io conosco donne che alla fine hanno, fino al settimo mese, continuato a lavorare, poi hanno avuto il loro periodo e hanno ripreso a lavorare. Io credo sia più una cosa da guaritori filippini che devi svelare dal punto di vista scientifico, perché secondo me è la società nostra che deve cambiare. C'è qualcosa ancora di una visione patriarcale della vita dove l'uomo deve avere ruoli apicali e la donna non può averla, e io spero ci arriveremo quanto prima. Sì, c'è sicuramente un qualcosa del genere, una società comunque patriarcale eccetera, ma ci sono anche tutta una serie di aspetti che derivano magari dalla aver avuto dei figli che non riguardano il periodo della gravidanza. Certo. Cioè, i periodi della gravidanza e i congedi obbligatori sono tenuti in considerazione nell'analisi di un curriculum, sì. Però per esempio gli uomini hanno solo 5 giorni, quindi vuol dire che alla fine la donna deve fare tutta una serie di cose che poi anche più in là... Già in questo tu dici, se la donna ha 2 mesi e l'uomo ha 5 giorni, l'uomo va a lavorare, la donna rimane a casa, a livello di curriculum è... Ma non è solo quel periodo, perché dopo, un domani, se il bambino si ammala, se il bambino vuole stare solo con la mamma perché si è abituato a stare di più con la mamma, è la donna che non può andare alla conferenza, magari il bambino ha 3 anni, ha 4 anni... Sono pienamente d'accordo con te. Però questo sul curriculum pesa, quindi ci sono una serie di cose che non sono tenute in considerazione dal congedo e basta. È un trucco da guaritori filippini, va cambiata la legge, va migliorato il welfare, quindi. E non diciamo, Davide, a Stefania che lei è praticamente un terzo dei giornalisti, perché ci siete tu, Stefano e Stefania, e Stefania è comunque in minoranza. Se se ne rende conto potremmo avere problemi con Stefania. Lei è fortissima anche così, eh? Sì, è anche domina, vero che per com'è domina. Caratterialmente, le mandiamo un bacio eccezionale, lei riesce tranquillamente a essere due di te e esatto, di Stefano, che è un complimento, Stefania. Naturalmente ti amiamo e ti vogliamo bene e non vediamo l'ora di averti. Giovedì sarai in diretta con noi. Davide, a te la parola. Sì, cominciamo un po' ad introdurre i temi della nostra rassegna stampa. Lo facciamo cambiando anche un po' il registro, Francesco, perché tiene banco anche una cronaca accaduta in Puglia a Torre Maggiore, che ha avuto un grande rimbalzo sui quotidiani nazionali. Una tragedia a Torre Maggiore, provincia di Foggia, muore Jessica Fada Scudo alla madre, il padre la uccide a coltellate, muore anche il compagno della donna, video shock del killer, la ragazza ha fatto da scudo alla madre ed è stata accoltellata a morte dal padre che aveva già ucciso nel frattempo un uomo. Naturalmente Jessica aveva solo 16 anni, l'assassino mentre colpiva ha girato un video, una storia drammatica che troviamo su tutti i quotidiani, che troviamo anche su Gazzetta del Mezzogiorno online, lo vediamo rapidamente, eccolo qui, duplice omicidio nel Foggiano, albanese uccide la figlia 16enne, un uomo, poi fa video shock, vedete, li uccisi tutti, ferita la ex moglie che ora è in ospedale, è stata lei che è riuscita a dare l'allarme, la ex moglie naturalmente che si è salvata grazie al sacrificio, lo diciamo naturalmente, della sedicenne, una tragedia che si è consumata nella notte tra il 6 e il 7 di maggio. Questo è un articolo naturalmente datato ieri, Francesco può riepilogare, e poi ha trovato rimbalzo su tutta la nazione. Si parla anche di politica sulle prime pagine, vediamo, proseguiamo con Repubblica, in questo caso le riforme in primo piano, riforme senza l'opposizione, alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi con i partiti di minoranza e il governo strappa, Tajani se si sfilano avanti da soli e decideranno i cittadini. Si parla anche di Fitto che attacca la Corte dei Conti sul PNRR, inaudita ingerenza, così bloccano tutto, quindi anche il tema dei fondi naturalmente da investire per il paese, e anche spazio ai reportage e con particolare riferimento alla rotta dei migranti, e quindi c'è questo reportage che consigliamo naturalmente di leggere, In volo con la Seabird sulla rotta dei migranti, approfondimenti che naturalmente fanno sempre bene per la propria conoscenza. E naturalmente poi spazio un
altro tema che riguarda un po' il calcio anche, Francesco. Come puoi vedere qua nella parte bassa, a taglio basso, c'era sempre la spazio alla cronaca con Foggia, uccide la figlia che fa da scudo alla madre e la filma. Accanto c'è a Bergamo vergogna razzista su Vlahovic, perché ieri durante il match delle 12.30 tra Atalanta e la Juve, vinto dalla Juve per 2-0, ci sono stati brutti cori contro l'attaccante Vlahovic, cori razzisti, un po' sulla falsa riga di quanto accaduto con Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia, semifinale d'andata. Poi Vlahovic ha risposto sul campo segnando un gol, è stato ammonito per un'esultanza, come dire, Francesco, un po' di reazione, no? Quella che ti viene molto di pancia con il classico dito sulla bocca per zittire i tifosi. È stato ammonito, chissà che questa sanzione disciplinare non venga, non trovi la grazia, tra virgolette, della federazione. Sicuramente credo che non verrà graziato, penso, perché comunque poi alla fine capisco benissimo Vlahovic, cioè avrei fatto la stessa identica cosa, perché naturalmente non è assolutamente bello trovarsi in uno stadio dove si viene insultati a maggior ragione con cori razzisti. Il riferimento è a Lukaku, sì. Ti ricordi l'espulsione, venne cancellata di fatto. Sì, sì, assolutamente sì, effettivamente è una grazia che viene naturalmente da una situazione iniziale. Io credo che i giocatori debbano iniziare a non rispondere, e sto dicendo forse anche una cosa particolare, ma perché credo che la giustizia debba essere fatta su chi ha fatto i cori. Quindi se si disinteressano totalmente di quello che viene fatto, per quanto sia estremamente difficile, molto complicato, detto, sicuramente io per primo forse reagirei, però se sapessi che vengono sanzionati realmente, il disinteresse e l'indifferenza sicuramente è sempre la miglior arma, se funziona a dovere la giustizia. Chiedo anche a Giuliana che ne pensi, un argomento particolare. Sorride. No, sorrido perché mi sembra veramente assurdo che ancora ci siano cori razzisti. È una cosa che non riesco a concepire, nel senso che se una persona si comporta male sono d'accordo sul fatto che uno possa insultarla, magari, no? Dire a quella persona che ne ha fatto una cosa orribile, quindi non ho stima, e magari, ma su, però che ne so, l'origine, però tu già dici non ho stima, quindi vabbè, non perché insultare, ora non è che posso stima, non ho stima naturalmente, però su qualcosa che non dipende da noi, su per esempio l'origine, dove siamo nati, non abbiamo nessuna colpa o merito, quindi lo trovo veramente inconcepibile che uno possa ancora in quest'epoca. È una questione culturale, naturalmente, lo sappiamo benissimo, è una questione anche di stupidità in alcuni casi, perché davvero avere qualcosa contro la razza è qualcosa da medioevo, facciamo così, e come hai detto tu, potevo nascere italiano, potevo nascere ugandese, potevo nascere siamo giapponese, fortunati. È solo un non calcolo c'è altro delle da dire, probabilità, esatto. Ma tu hai sempre quella visione da matematica, da fisica, che naturalmente ti porta a dare le cose per scontate, per tante altre persone non è così. Davide, sul Messaggero diversi temi, anche qui ritroviamo la cronaca, ritroviamo sempre i fatti di Torre Maggiore e la politica, con il sacrificio, per esempio il sacrificio di Jessica per salvare la mamma, sempre un titolo che si concentra molto sul sacrificio della giovane. Poi troviamo un altro tema interessante, Francesco, che di cui abbiamo sempre parlato, diciamo, anche quando c'è stato modo qui a Caffellatte. Medici in fuga dagli ospedali ogni giorno, dice il Messaggero, in tutta Italia si licenziano in 10 per il troppo lavoro e i rischi di aggressione. La metà di chi resta ha l'esaurimento e rischia l'errore. I dati shock dell'associazione di categoria che evidentemente ha fornito questo studio. Certo, è l'ennesimo campanello d'allarme su una sanità che, ecco qua, va sotto pressione, pochi numeri, e chi resta, giustamente, rischia di cadere in errore. È un argomento molto delicato sicuramente, però anche parlando con amici dottori mi hanno detto che la realtà poi alla fine è quella, i turni di lavoro sono importanti perché c'è carenza di personale, naturalmente l'eccessivo lavoro può indurre in errore e diventa naturalmente una situazione delicata che sicuramente va risolta. Abbiamo parlato anche qui in studio naturalmente di aggressioni al personale sanitario, nella rassegna stampa proprio con te, Davide, anche con Stefano, sì, e Stefania, i casi naturalmente giornalmente sappiamo quelli che sono, speriamo naturalmente nel futuro prossimo si possa risolvere. Proseguiamo pure. Sì, concludo anche dicendo che adesso non ricordo in quale città c'è stata anche un'iniziativa, quella proprio di forze dell'ordine, un presidio di forze dell'ordine nel pronto soccorso, ad esempio, no?
sembra una misura normale, in realtà sembra quasi assurdo dover proteggere un pronto soccorso che offre. Ma in molti c'è già, attenzione, in molti c'è già, però istituti di vigilanza, sì, però istituti di vigilanza, io sto dicendo proprio un presidio con le forze dell'ordine, certo, polizia di stato, in alcuni comuni è stato istituito. Sembra un po' un'assurdità ancora, no? Dover cercare di proteggere un luogo che di fatto offre delle cure, però insomma le aggressioni sono un fatto di cronaca, sono un dato reale, bisogna contrastare in qualche modo. Proseguiamo, Francesco, con un altro tema che riguarda i giovani. Con il Sole 24 Ore si parla di giovani, crisi, casa, lavoro, studi, check sugli aiuti per gli under 35, tutti i bonus attivi e quelli in arrivo. Questo potrebbe essere un ottimo spunto di lettura per i giovani che ci stanno seguendo. Come sempre il Sole 24 Ore fa un po' una sintesi, racchiude quelle che sono tutte le iniziative fiscali, aiuti, contributi per giovani e anche meno giovani naturalmente. E poi si parla anche di Erasmus, sulla spalla di destra qui troviamo arriva lo scambio di esami e crediti tra atenei italiani, quindi c'è una proposta sul tavolo che potrebbe poi del governo, che potrebbe diventare realtà, quello di uno scambio fra gli atenei dello stesso paese. Quindi non solo con gli atenei all'estero, ma con gli atenei dello stesso paese. Un'iniziativa che in realtà già esiste da altre parti, Francesco, però potrebbe essere molto interessante per giovani studenti italiani spostarsi, che so, da Bari a Roma, da Roma a Milano, insomma, uno scambio interculturale proprio all'interno della stessa Italia, perché a volte, diciamo, sembra scontato, ma non lo è, c'è tanto da scoprire anche nelle altre atenei. Beh, e abbiamo poi, una dottoressa, qui chiediamo alla dottoressa, sarebbe una buona soluzione? Secondo me sarebbe molto interessante. E credo che ogni volta che uno va fuori, che sia in Italia o che sia all'estero, e scopre un metodo diverso di lavoro o professori diversi, comunque si arricchisce tanto e forse perde anche quella piccolezza del pensare, no, in modo razzista e così via. Ma soprattutto io, per esempio, durante gli anni di studio non mi sono allontanata da Bari perché mi trovavo benissimo, ma ho scoperto dopo che anche il fatto di andare fuori e magari poi tornare era qualcosa che poteva arricchirmi, quindi per quanto mi sembrasse tutto eccellente, anche da altre parti c'era altrettanta eccellenza diversa, quindi si poteva crescere ancora di più. Sicuramente. Davide, stavi ultimando? Sì, solo per aggiungere che esiste un'altra forma di Erasmus che è prevista, che è quella che è tra i professionisti, vedi, lo vediamo qui in questa parte con Erasmus /2, formarsi in Europa, chance mancata per i professionisti, cioè è un'iniziativa per professionisti appunto che però stenta a decollare, quasi come se questi scambi fossero un po' più complicati da realizzare, diciamo sono lavoratori sostanzialmente. Lo scambio tra lavoratori è più difficile che tra studenti. Anche se effettivamente può essere formativo, alla stessa stregua, naturalmente, alla stregua dei giovani studenti. Mi fa ridere, devo dire, un po' l'immagine che ha scelto il Sole 24 Ore per la fotonotizia, Davide, perché parla di giovani e crisi, ma quei ragazzi stanno sul prato al computer sereni, quindi sembra che tutto vada bene. Mi ricorda quelle foto che trovavi sui libri d'inglese? Quelle delle foto dei libri d'inglese. Sono proprio loro. Sono proprio, l'avranno presa da un libro d'inglese. Ci fermiamo qualche secondo, restate con noi. Da 130 anni creiamo emozioni. Per noi di Divella, le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo, dal 1890, tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Perché dai tempi del nostro primo mulino, la nostra passione è rimasta quella di allora. Divella, passione mediterranea nel mondo.
TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV, con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. Eccoci ancora in diretta con Caffè Latte, sempre con la dottoressa Giuliana Galati con noi quest'oggi in studio. Giuliana, ti piacciono i dolci? E voglia. Oh, vedi, fornelli d'autore. Nuovamente con Cosimo Maddalena quest'oggi, non vedo buongiorno, l'ora di Francesco. Rincontrarti, anche perché settimana scorsa abbiamo iniziato un argomento particolare, fornelli d'autore, ci siamo allontanati da quella che è la cucina tradizionale, sì. semi-tradizionale, sempre con il tocco da chef di Antonio Sgarra e dei vostri collaboratori, ma stiamo parlando invece di wedding e soprattutto di torte del momento clou, il momento finale del matrimonio. Sì, come ti dicevo appunto scorsa settimana, la wedding cake si conferma quello che è il trend di stagione di quest'anno, anche attraverso due tipologie che ti vado a raccontare. Quindi abbiamo la watercolor cake, appunto questa torta possiamo definire la più artistica tra le torte, perché viene realizzata appunto con la tecnica dell'acquerello, quindi una tecnica artistica viene portata sulla wedding cake attraverso o delle vere e proprie pennellate, quindi di colore, sempre partendo da una base bianca o da una base pastello, o grazie all'ausilio insomma dell'aerografo, che va a realizzare delle strutture più sfumate, più leggere. Sto vedendo le immagini, tu praticamente devi frequentare l'Accademia delle Belle Arti ormai per essere pasticcere. Sì, ormai diciamo che quando si fanno dei corsi sulle wedding cake un po' si studia anche l'artistica. Io per esempio che facevo gli omini, quelli sai, non potrei fare mai il pasticcere. Perché no? Per qualche battesimo, per qualche comunione. Ah, mi hai già declassato a battesimo e hai lasciato il matrimonio. Sì, due. No, ne abbiamo viste due settimana scorsa, quindi sono tante, cioè ci sono tante tipologie. Sì, c'è una vasta scelta, sì. C'è una vasta scelta, insomma, di quelli che sono i trend. Poi mi viene in mente, insomma, il minimal chic, quindi è questa tipologia di torta decorata, impreziosita, se vogliamo, con l'oro, con l'argento. Tutti i decori, ovviamente, commestibili. Tutti i decori che vanno a mettere in risalto queste increspature che vengono realizzate con la pasta di zucchero. Questa che stiamo vedendo per esempio in questo momento. Questa è una minimal chic, sì, perché sembra, come vedi, c'è un drappeggio. Con, esatto, una c'è sciarpa, un drappeggio invece... con un piccolo decoro floreale, con delle spighe, delle rose, delle peonie. Tutto in pasta da zucchero? In realtà si alternano i decori, c'è chi preferisce il fiore fresco, c'è chi preferisce il fiore realizzato in pasta di zucchero piuttosto che in cioccolato plastico. Devo dire che quest'ultima che abbiamo visto a me piace tantissimo, sì. Sì. Sono opere d'arte, cioè va via tanto tempo, la sì, preparazione sì, è difficile. Scegli solitamente la donna o l'uomo o scelgono insieme? Solitamente ormai scelgono insieme, però la donna fa sempre, diciamo, l'ago della bilancia è quella che... Mi aspettavo sceglie la suocera, ma va bene così, ne abbiamo viste altre due, ne vedremo ancora tantissime, grazie Cosimo come grazie sempre Francesco, per essere puntuale con le tue spiegazioni.
Dolci sì, ma wedding cake non ancora, nel senso, le lasciamo da parte, facciamo così. Allora, abbiamo parlato prima della collaborazione con Piero Angela, con Super Quark, come autrice. Com'è stata questa esperienza? Com'è lavorare all'interno di Super Quark? Bellissima. Ovviamente non ero assolutamente pronta per tutto quello che poi è stato, nel senso che il lavoro è stato molto intenso, ma non solo Piero, anche il resto della redazione ci ha guidato. Siamo stati in 5 giovani divulgatori a entrare in questa squadra e ci hanno guidato nel capire come sistemare un testo, anche semplicemente quali metafore fossero adatte e quali no. E poi ovviamente come cercare di stare al meglio davanti a una telecamera. Anche perché una cosa è farlo, come posso dire, per una lezione o un seminario, una cosa è farlo per la TV, per la gente comune, nel senso quella che vede naturalmente la TV, per tutte le fasce d'età, per tutte le fasce di cultura. Sì, è totalmente diverso e Piero aveva questa grandezza del capire cosa andasse bene e cosa no. Quindi nel dirti, per esempio, no, questa metafora parla di computer, i computer non sono alla portata di tutti, non tutti la capirebbero e quindi va cambiata. Però una cosa che voglio sempre sottolineare è che Piero era dietro tutto, nel senso che lui leggeva ogni singola parola di ogni copione di ogni puntata, ma c'è anche una squadra molto numerosa di persone che non si vedono e non hanno la stessa, diciamo, fama che ha lui, ma che sono fondamentali. Quindi conoscerli, poter lavorare quasi alla pari con loro, imparare da loro, è stata veramente un'esperienza bellissima. Tu però, oltre a questa esperienza, ne hai fatta una dietro le quinte, facciamo così, e una davanti alle quinte, perché con Rai Yo-Yo, per i più piccoli, hai fatto parte anche di Incredibile. Come è andata come esperienza? È un programma che ho condotto insieme ad Andrea Vico, in cui cercavamo di fare un po' di esperimenti per i bambini e quindi interagivamo con dei personaggi animati e cercavamo di spiegare piccoli concetti. È stato molto divertente perché si arrivava a un pubblico completamente diverso e io non me l'aspettavo, ma mi sono arrivati un sacco di video da parte dei miei colleghi che hanno figli più piccoli, che cercavano di riprodurre i nostri esperimenti e quindi spero di aver instillato un po' di scienza all'interno dei piccini. Fra le tante cose che fai, oltre naturalmente la ricerca, c'è anche un podcast che esce ogni lunedì, giusto? Che ho citato prima, è Scientificast, l'ho detto bene? L'hai detto perfettamente. Scientificast è un podcast che è nato da ricercatori come me e quindi siamo una squadra ormai numerosa di persone che alcune lavorano proprio nei laboratori, altre magari no o non più, e cerchiamo di portare quello che si fa nel mondo della ricerca ai cittadini qualsiasi, cioè a persone che non sono necessariamente del settore. Anche questa è divulgazione. Anche questa è divulgazione, cerchiamo di farlo in modo divertente ma rigoroso. Partiamo dal presupposto che siamo tutti assolutamente ignoranti nel momento in cui non parliamo del nostro specifico ambito di ricerca. E la nostra idea è quella di dare spazio a tutto ciò che non trova spazio nei media solitamente, perché magari non è la notizia abbiamo scoperto il bosone di Higgs dopo tanti anni, ma è qualcosa di più piccolo, qualcosa che non è ancora arrivato alla fine, qualcosa che si è rivelato fallimentare. E quindi speriamo di poter far dire un po' come funziona all'interno la ricerca. Ogni lunedì una puntata nuova, però vi sentite ignoranti sono le vostre, a differenza dei commentatori di Facebook che invece sono onniscienti e tuttologi. È strana questa cosa. Ogni lunedì, mi raccomando, Scientificast, dove lo troviamo? Su tutte le piattaforme. Tutte le piattaforme. Benissimo. Di podcasting. Io non lo ascoltavo, ho ascoltato una puntata, inizio ad ascoltarlo ogni lunedì. Sii pronta perché poi ti arriva la recensione tramite WhatsApp. Davide. Chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani dando un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultima prima pagina che ci mancava. Naturalmente la Gazzetta del Mezzogiorno apre con il titolo di cronaca, fa una strage la Filma, e ne abbiamo già parlato in maniera piuttosto abbondante. E, tra l'altro oggi il quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco, dedica una pagina d'anteprima che si troverà sicuramente in edicola, dedicata a San Nicola. Sappiamo che sono in corso i festeggiamenti a Bari per San Nicola, ma ci arriviamo tra poco. Vediamo ancora qualche altro spunto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, con spettacolo in particolare. Checco Zalone strega l'Arena di Verona, a giugno sarà Matera, poi seguirà una tappa a Bari. Si parla, tra i vari
Trend topic anche del 5 maggio del Covid e i fu forse puntini puntini, bello questo gioco di parole, naturalmente in riferimento alla fine dell'emergenza sanitaria secondo l'OMS, che ha dato questa splendida notizia dopo, diciamo, quasi 3 anni, Francesco, anche di più, di emergenza ancora viva sulla carta fino a poco tempo fa. E poi c'è anche spazio allo sport, perché se da un lato c'è un Bari che blinda il terzo posto e si avvicina ai play-off per tornare in Serie A, il Lecce perde un'occasione, perde con l'Hellas Verona in casa per una rete a zero al Via del Mare, e adesso si fa difficile la corsa salvezza, ma non è ancora come dire tutto perduto, la salvezza può attendere, c'è fiducia. Ieri in Puglia è arrivato Ron, in particolare a Trani, Francesco, sulle tracce dei propri avi, e questo è una storia davvero interessante. I Cellammare nascono infatti nel 1726. Allora, che cosa è successo? È successo che un dipendente comunale del comune di Trani, ovviamente in pensione, appassionato di questo tipo di ricerche che riguardano le discendenze, ha scoperto il vero albero genealogico di Ron, artista naturalmente di fama non solo italiana, anche oltre, e Ron insomma, si è scoperto che ha delle origini pugliesi, in particolare a Trani, e quindi eccolo qua. Ieri Ron abbraccia le sue origini tranesi, consegnato l'albero genealogico dell'artista realizzato da un dipendente comunale in pensione. Tante immagini, tra cui questo momento vissuto con il sindaco, lo vediamo, Medio Bottaro, e anche tanti presenti, e poi la visita. Qui siamo davanti al Tribunale di Trani, a pochi passi dalla Cattedrale di Trani. Insomma, un giro per Ron è una bella scoperta sulla sua storia. Ma io sono tranese, quindi mi aspetto la statua come a Polignano di Domenico Modugno, Ron a braccia aperte o con la chitarra in mano sul lungomare. Potrebbe essere una bella soluzione. Ascolti Ron? Non tantissimo. Va bene così. È sempre educata, però non posso iniziare. È una risposta bellissima che io non avrei forse dato così d'amblè, facciamo così, avrei detto assolutamente no, invece tu hai detto non tantissimo, che apprezzo in particolar modo. Davide, continuiamo pure. Proseguiamo, come già avevo anticipato poco fa, oggi la Gazzetta del Mezzogiorno dedica anche una parte, una pagina, un'impaginazione dedicata a San Nicola. Su Repubblica troviamo a Bari il corteo storico di San Nicola, è uno show per migliaia di persone, tradizione e poesia che conquistano il pubblico. Sono giorni davvero belli a Bari, particolarmente belli per la festa di San Nicola. Molto apprezzato lo spettacolo qui ideato a Piazza a Libertà, Basilica di San Nicola, che si è fuso poi con la parte itinerante del corteo. De Caro che si commuove per gli applausi della folla. Insomma, una grande festa, e ovviamente, Francesco, da Bari chi c'è per raccontarcelo ancora meglio? Sempre Stefania Di Michele. Vediamolo insieme. Ciao Francesco, siamo all'interno del corteo storico di San Nicola, un momento attesissimo, e oggi ti porto insieme a me. Alle mie spalle sta per arrivare la caravella che è partita da qualche minuto e che attraverserà tutta la città fino ad arrivare in Basilica San Nicola. Ripeto, un momento attesissimo, importantissimo per la città di Bari. Nel pomeriggio è arrivato il quadro del santo da Baia San Giorgio fino a Molo San Nicola, e poi è arrivato a Piazza Castello, Piazza Federico II di Svevia, dove è stato posizionato sulla caravella che adesso sta attraversando e ha attraversato tutta la città. È un momento veramente emozionante. Il tema di quest'anno è la speranza. Tutto il corteo è diretto da Nicola Valenzano, poi ci saranno gli spettacoli, ci sono gli spettacoli di danza aerea davanti al comune di Bari. Insomma, è un corteo storico tutto da vivere, che noi abbiamo vissuto esattamente come lo scorso anno, e poi ci sarà chiaramente la festa del Santo Patrono con le messe, tutto quello che rievoca la traslazione delle ossa del Santo di Mira avvenute nel 1087. Insomma, ti ho voluto donare questa chicca dal corteo storico. Da te sarà già mattina, facciamo tipo il fuso orario, Francesco, però è bello fartelo vivere e farlo vivere ai nostri telespettatori. Ciao Francesco.
Ringraziamo Stefania, naturalmente, che era vestita anche lei in, cioè, con la mise della... Non ho capito, era un giubbino suo? Ha sì, fatto anche lei il corteo, Davide? C'è cioè che stava, magari si è fatto due passi col corteo. Glielo chiederemo sicuramente. Ringraziamo... Sì, là, stiamo scherzando un po' troppo, mi aspetto qualche messaggio a fine trasmissione. Ecco, pure eccola questa. Qui, no, vedi, è molto diversa, è differente da quella signora sulla sinistra, quindi sicuramente avrà fatto poco corteo. Ciao Stefania, sempre un bacio a te naturalmente. Davide, abbiamo ancora notizie? Sì, allora proseguiamo, stiamo in territorio di Bari per una polemica che riguarda Primark. Perché? Perché la Will contesta, Francesco, i contratti dello store di Casa Massima. Sappiamo che l'apertura è stata una grande festa, un assalto al Primark, che è un marchio, un brand naturalmente internazionale ricercatissimo. Troppa precarietà e posti tagliati, questa è l'accusa da parte dell'associazione di categoria Will, sindacato Will. L'inaugurazione a gennaio scorso, Ronzoni e Dall'Anna, subito un incontro, il lavoro deve essere di qualità. Certo che questa è l'altra faccia, se vogliamo, di Primark, in questo caso secondo la denuncia del sindacato, perché sappiamo, Francesco, che lo store è preso d'assalto costantemente a Casa Massima ed è un successo. Però c'è anche un rovescio che evidentemente riguarda il lavoro e quindi qualcosa che non torna. Sì, assolutamente. Tra l'altro ha aperto praticamente l'altro ieri e già taglia i posti. C'è qualcosa gennaio. Inspiegabile. No, volevo tornare un attimo su Ron prima, perché l'abbiamo distrutto, però io ascolto Ron tranquillamente, era solo naturalmente una battuta, facciamo così. Volevo chiedere a te invece, dato che abbiamo parlato di tanti argomenti, che cosa c'è di tanto interessante per te nello studio dei fenomeni misteriosi e apparentemente inspiegabile? Che in realtà scopri molto su come funziona la scienza e come funziona la mente umana o la nostra psicologia. Cioè, io ho imparato, credo, molto di più sul metodo scientifico, che poi ovviamente si applica in tanti altri casi, vedendo dove questo metodo non veniva applicato, quindi studiando per esempio ciò che è pseudoscienza, cioè che non è scienza ma sembra, ci assomiglia, usa molti linguaggi simili. Una su tutte, qualcosa che ti ricordi che quando hai scoperto poi hai detto, ma guarda un po'. Ce l'hai un aneddoto? Un aneddoto. Insieme ad altri tre collaboratori del CICAP siamo andati nel castello di Azzurrina a Montebello, è un castello molto famoso in cui si dice ci sia il fantasma di una bambina nel Medioevo nata albina e poi scomparsa misteriosamente mentre giocava nel castello. Uno dei misteri, tra l'altro, d'Italia più famosi, se vogliamo, quello di Azzurrina. E ci sono delle registrazioni in cui si sente la voce del fantasma. Sono registrazioni che ascoltate soprattutto lì, magari durante la visita serale, che è molto suggestiva, sembrano effettivamente inspiegabili. E abbiamo scoperto invece che avevano origini assolutamente normali. Non voglio spoilerare troppo, però sostanzialmente uno di questi audio era non altro che la voce del pavone che si trovava sotto il castello, albino proprio in memoria della bambina, che fa un verso molto simile a quello di una bambina che dice mamma. Sembrava inspiegabile, l'abbiamo spiegato. Mi piace, sembrava inspiegabile, l'abbiamo spiegato. Di Bravo, Italia 1, quel segreto, non ricordo quale fosse la trasmissione, non però, ricordo il nome, però poi alla mistero, bravo, ci fanno delle serie, quindi esatto, naturalmente. Solamente 72 puntate monotematiche su quel castello, probabilmente. Io torno sempre a una citazione che hai messo anche tu nella tua biografia. Penso che l'avventura dell'intelligenza sia molto più stimolante di quella della credulità e che il desiderio di scoprire sia più eccitante di quello di rimanere nella stanza delle fiabe, e credo che comunque sia difficile rimanerci quando la porta è ormai aperta. Citazione di? Piero Angela. Noi la chiudiamo praticamente così la trasmissione. Prima di chiudere però manca ancora un minutino. Sì. Davide, ti volevo chiedere se c'è un'ultima notizia. Sì, qualche notizia ancora. Lo vediamo sul Corriere Mezzogiorno rapidamente. Una storia. Maria malata di fibromialgia, sì, ho detto bene, da 12 anni. Per capire come curarmi sono diventata medico. Anni di grandi sofferenze, ma per lungo tempo nessuno è riuscito a fare una diagnosi corretta. Il mio pensiero va ai malati invisibili. Dunque una storia di vita personale, quella di Maria Pozzuto, trentenne di Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, che per, come dire, trovare un
una svolta, una soluzione, è scesa lì in campo sostanzialmente, studiando, laureandosi per provare a trovare risposte a questo male, in questo caso la fibromialgia. È, insomma, una bella storia da raccontare. E noi qui invece oggi abbiamo avuto una che voleva capire i fenomeni inspiegabili e ha detto: divento dottoressa in fisica e ricercatrice e così li risolvo. Grazie Giuliana. Grazie. Questa è tua, te la porti in studio, mi raccomando, voglio una foto. Assolutamente. Così sei sempre, o siamo sempre con te durante i tuoi studi. In bocca al lupo naturalmente per tutto quello che farai. Quando farai altre cose vienici a trovare, naturalmente, così ne parliamo qui in studio. Davide, chiudiamo la nostra trasmissione sempre con la slide satirica del giorno. Ho paura a leggere. È facile, cosa, non ti preoccupare. Eccola qui, Carlo è un reddito di cittadinanza che ce l'ha fatta. Meglio non la si poteva spiegare. Secondo me ringraziamo Cotiomkin per questa bellissima slide. Facciamo così, la prima puntata di Caffè Latte della settimana termina qui. C'è stato il sole in questo weekend, ora naturalmente torna la pioggia in Puglia in questi giorni di lavoro. No, scherziamo, naturalmente speriamo possa migliorare. Ci vediamo domani 7:30 del mattino, sempre live, sempre con Caffè Latte. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e buona settimana a tutti, in compagnia di Giuliana con noi e con il nostro Davide. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.